spettacolo, la compagnia Auroville di regista Augusto Zucchi desiderano ringraziare il comune di Rieti ed in particolare gli assessori Stefano Eleuteri, Gianfranco Formichetti e Marzio Leoncini. Un ringraziamento va anche al Centro Giovanile di Rieti, a Remo Angioli della Gold Film e a quanti hanno collaborato alla riuscita dello spettacolo. Un sentito grazie infine a Paolo Festuccia e a Barbara Bonoli, che hanno curato l'organizzazione di questo evento. Grazie. Fondi di provenienza governativa per garantire l'imparzialità della propria attività. Il 1998 per Amnesty International e per tutti gli attivisti del movimento è una ricorrenza particolare. Il prossimo 10 dicembre ricorrerà infatti il cinquantenario dell'approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e proprio in concomitanza con questo evento, il 1998 è l'anno di lancio della campagna mondiale per i diritti umani, nella quale Amnesty International è quindi impegnata in prima persona nella divulgazione dei diritti e dei principi sanciti da questo documento. Un particolare ringraziamento a nome di Amnesty International va quindi al Comune di Rieti per aver scelto di patrocinare questa iniziativa e naturalmente anche alla compagnia teatrale Auroville che con la sua iniziativa, la sua tournée italiana, ha scelto di sostenere la campagna del cinquantenario. La memoria e l'oblio, quindi, lo spettacolo a cui potrete assistere tra pochi secondi. La memoria per aiutarci a ricordare, a far sì che l'oblio non possa cancellare la responsabilità di quei governi che ancora oggi sistematicamente si rendono responsabili di gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo. In particolare, nel lasciarvi quindi allo spettacolo, vorrei congedarmi leggendovi l'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Questo l'augurio, ma soprattutto l'obiettivo che Amnesty International oggi sente di dover rivolgervi e soprattutto di perseguire. Grazie. Thank you.
dei Greci, che ti ha dato la vita. Non dimentica, non dimenticare tu neppure l'antica scura e due tagli che l'uccise con turpe violenze. Cessa il tuo pianto, i tuoi gemiti. Liberati dalla ferita che divora i cuori. Bevi il liquore della dimenticanza. Con la memoria voglio ridar vita a ciò che è morto. Guai a dimenticare. Dimentica. Vivrai senza angoscia. La memoria deve vincere, perché l'orrore non si ripete. Perché? Perdere tempo in altro tempo. Il nostro tempo è questo tempo. Ora, qui, viviamo. Volgere lo sguardo indietro, perdere tempo in altro tempo, non è vivere. Nulla di grande potremo costruire. Se il dolore sofferto, cancelliamo. Muore ogni cosa, ma che nella memoria possa nascere ancora. Sono ingombranti. Sgomberiamo le macerie in questo carnevale dell'oblio. Che la smemoria sia il nostro divenire. Che la memoria vinca sull'oblio. Noi, dei campi di sterminio di Auschwitz, di Mauthausen, noi vittime della follia nazista, noi nate ebree. E noi dei Gula, noi deportate in Siberia, noi ebrei non nate, ma che ebrei ci diciamo, noi donne vietnamite e somale e di Cambogia e di Afghanistan, noi donne bosniache vittime di un'assurda etnica pulizia, noi profughe del Ruanda e di quante guerre ancora verranno, noi tutte vittime dei nostri carnefici e degli altri spettatori indifferenti, noi chiediamo di essere ricordate che la memoria vinca sull'oblio. Tale sacrale del sovrano! Non mi ricordo di essere scritto, mi vedo più! Non mi ricordo! Aspettatemi! Ci mettono tutte in fila, con le loro voci da ubriachi. E non servono a niente, pianti e grida. Fischietti, urla, inseguimenti. Via Milac 29. Via Milac 29. Ci entrarono in casa come pazzi, come in preda ad un furore che nessuno poteva spiegare, che forse stupiva anche loro. Via Milac 29. Tirano i malati giù dal letto, rovesciano i neonati dalle culle, caricano i vecchi sui loro carri, inseguono, spingono, picchiano con ferocia. Ci hanno messo tutti in fila, tutti noi, inquilini dello stesso palazzo, tutti in fila, in cortile. Tutti aspettano, trattengono il respiro, un terrore mortale negli occhi. Aspettano la loro sorte spaventosa, in attesa. Urla selvaggia, fischietti, inseguimenti. La strada era deserta prima. Eravamo chiusi in casa, nascosti. Mobili fracassati, cuscini sventrati, letti gettati dalle finestre, le stanze vuote, deserte. Un gesto insensato cancella la storia di intere famiglie. Si stringono i denti e non si può fare niente. Pensate ai bambini, i bambini che riusciranno a sopravvivere. Stanno venendo a prenderci. Vogliono solo disinfettare. Ci portano nelle camere già. Sono bagni di relazione per la sporcizia, primida. Chi te l'ha detto che sono cavi ragazzi? Un uomo, ieri non c'è stato, hai visto? Zitte, zitte, state zitte. Voglio sapere cosa ci aspetta, voglio sapere. Dobbiamo pregare. Pregare chi? Pregare di Dio e morto. Non permetterebbe di questo. Se posso ancora dire. Lo hanno casato. Hanno casato anche lui. Vuole metterci alla prova. Siamo i suoi figli, prediletti. I figli maledetti, traditi, abbandonati. Una morte qualsiasi, gas, una pallottola fa lo stesso, basta che questo incubo finisca. È quello che loro vogliono, che si desideri morire. E ci sono riusciti, io voglio morire. Voglio morire. Io voglio morire, dobbiamo morire. Qualcuno è scappato, racconterà quello che ci stanno facendo. Si organizzeranno per liberarci. Cerchiamo di arrivare vive quel giorno. E chi verrà a liberarci? Gli altri chi? Gli uomini giusti. I tedeschi non hanno anima, non sono uomini. È loro che li abbandonano, non noi. Ecco, è sceso. L'angelo del Signore per tua salvarci. Mio figlio è vivo. Quando lui era piccolo, quando sentivo un dolore non mi sapeva dire dove. Io lo sapevo perché anch'io lo sentivo. Nello stesso punto. Anche adesso lo sento. Quando i soldati sono venuti a prenderci, lui si è chiuso in una fessura del muro. Un buco piccolo piccolo. E se ne sta lì rinchiuso, come se fosse rientrato dentro di me.
in attesa che tutto questo finisca. Mio figlio è ancora vivo. Ne sono sicuro. Io ho visto. Ho visto. Nell'asilo dove lavoravo. Eravamo certi che i bambini almeno li avrebbero risparmiati. E le famiglie del ghetto cominciarono a portarci i loro figli più piccoli. 1000 bambini ebrei che io e le mie colleghe cercavamo di distrarre e di sfamare. Entrarono all'improvviso, una mattina all'alba, i soldati tedeschi con i loro cani. Uno di loro gridò: nessuno dei bambini deve restare vivo. Io ho visto la testa di una collega scoppiata, spaccata da una pallottola sparata da meno di un metro. I bambini urlavano terrorizzati, storpi del suo sangue e con brandelli della sua faccia appiccicati addosso. Io ho visto uno dei bambini, piccolo, di 5 anni, tendeva la mano ad un tedesco che gli stava di fronte con una rivoltella spianata e gli offriva un pezzo di matita morsicata e uno specchietto rotto. Voleva in cambio la vita, ma quel soldato non ha accettato. Alcuni tedeschi buttavano in aria dei bambini e mentre quelli cadevano li impizzavano con le baionette. Io ho visto uno dei soldati rivolgersi ad un gruppo di bambini. Nascondetevi sotto quel letto, disse. In quel momento ho pensato che Dio gli avesse toccato il cuore. I bambini si precipitarono sotto quel letto, stretti come sardine, schiacciati l'uno all'altro. Allora il tedesco ci versò sopra una latta di benzina e appiccò il fuoco. I bambini urlavano disperati. Uno di loro mi guardava, quasi implorandomi con lo sguardo. Non riuscivo a staccargli gli occhi di dosso. Sembrava che mi dicesse: perché non fai qualcosa? Perché permetti tutto questo? Non ce la faccio. Mi si stringe la gola, non resisti, ti abituerai. Ti fanno abituare a tutti. Se adesso aprono quella porta e scioccano le dita, io cammino come una sonnambula. Entro in uno di quei bagni. Mi apro la doccia da sola, senza dire una parola. E ti lavi. Volete capirlo che le camere a gas sono storie che raccontano per terrorizzarci? E allora quel fumo nero, quel fumo... I nostri vestiti, le nostre cose, la stoffa che brucia. La stoffa bruciata non puzza. La carne puzza. Quando sono venuti a prendere, hanno detto che avevano bisogno di braccia e tutto. Dovevamo sposarci. Non ho capito. Usciremo di qui. Dio ci aiuterà. Usciremo di qui e rivedremo le nostre famiglie. Le nostre famiglie. Non ci sono più. Pensate ai bambini che riusciranno a sopravvivere. Pensate a loro, ai loro figli, ai figli dei loro figli. Qualcosa di noi rimarrà. Non ci saranno più bambini ebrei. Mai più. Come se non fossimo mai esistiti. Ci stanno sterminando. Sovrano universale e Madonna meretrice, gravida di vita come una donna incinta, l'unica via d'uscita per quelli che verranno. Con forza e con dolcezza trasformerà in smemoria le atroci sofferenze. La coscienza del mondo libererà dall'incubo come in uno spettacolo. Lui compirà il miracolo, invocato per nome come invocato è Dio, il grande e dolce oblio.
Che la smemoria sia il nostro divenire, l'arte insegniamo dello sdimenticare. Disimpariamo quella dello tenere a mente. La memoria non esiste, è soltanto un'illusione. Nessuno fu, non fumo mai. Ora è qui l'eterno presente. Mentre mutilate, teste sfracellate, bambini squartati, tutto finirà nella fossa comune di tutti i mazzani. L'oblio. Facciamo dimenticare, amare lacrime e angosce, talvolta fra le cosce di una vergine in fior. Talvolta fra le cosce di una vergine in fior. Facciamo dimenticare, con il fiore profumato, con le gigante esaltazione della polvere bianca. Talvolta con l'esaltazione della polvere bianca. Talvolta con l'astuzia religiosa, del perdono. Talvolta nel mercato tifoso, e le attività. E l'orrore, della morte, trasformiamo in oblio, in oblio. E l'orrore, della morte, trasformiamo in oblio. Il sangue del mondo è stato infettato con il nostro sangue, che tanto odio ha raggelato. Fino a che l'oblio non tornerà a scaldarlo con l'amore. L'amore che scioglie l'odio, che allontana i ricordi. L'amore che invade, che disfa il dolore, che agita, scuote. L'amore è oblio. Altro non c'è. Thank you.
e non ha dimenticato. Qualcuno ha sofferto 50 anni in un gulag per non dimenticare. Per non dimenticare le parole del marito ingiustamente accusato e condannato a pagare una colpa che non aveva commesso. Nome! Sono Anna Mikhailovna Larina. E la memoria ha trionfato. Anna Mikhailovna Larina. Voi знаете этот пистолет? Riconoscete quella pistola? Forse. Leggete ciò che è scritto sull'impugnatura. A Nicolai Bukhari, condottiero della rivoluzione proletaria. Sì, Cias. Riconoscete quella pistola? Sì, la riconosco. A chi appartiene? Maievo Muja. E chi è vostro marito? Il grande Nicolai Bukhari. Sono Anna Mikhailovna Larina. Anna Mikhailovna Larina. Ci risulta che vostro marito Bukharin vi mostrò quella pistola confidandovi che con essa avrebbe sparato al sommo Stalin. Он хотел уничтожить нашего отца, precisandovi la data e l'ora in cui egli sarebbe passato l'angolo di una certa strada. È falso. A noi risulta che è vero. Falso. 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 Voi dovete rispondere semplicemente che è vero. Assolutamente falso. Sapete cosa aspetta chi ostacola il cammino della giustizia, Anna Larina? Sarete rinchiusa nella più buia cella della nostra Russia, Anna Larina. И туда не смогите спать никогда. Poi viaggerete giorni e giorni verso Oriente e lì rimarrete per il resto della vostra vita. E lì continuerò a ripetere che è falso. Voi avete un figlio, vero, Anna Larina? Governante il Bovila в Кремлевский дворец, но встретила двух из наших агентов. Sai dove si trova ora? Sai che potrebbe scomparire per sempre? Sai che potresti non vederlo mai più? Mio marito fu condannato alla fucilazione, costretto ad inventarsi una colpa che non aveva mai commesso per salvare me e nostro figlio. Il giorno prima della condanna, la polizia entrò in casa nostra, frugò in ogni angolo, distrusse ogni cosa, ogni libro, ogni appunto di Nicolai. La verità doveva sparire per sempre. Nicolai sapeva che il suo nome sarebbe stato cancellato dai libri di storia, dai documenti, dalle fotografie, e questo lo faceva impazzire. Allora, quell'ultima notte prima della fucilazione, mi costrinse ad imparare a memoria una lettera che rivolgeva alle future generazioni del partito. Mi rivolgo a voi, future generazioni di dirigenti del partito. Mi rivolgo a voi, future generazioni di dirigenti del partito. Sulla cui missione storica ricade il dovere di districare il mostruoso groviglio di delitti che in questi terribili giorni si stanno facendo sempre più grossi. Il figlio della storia l'avrà prima o poi il fanto dalla mia testa. Io non sono mai stato un traditore. Avrei dato sempre sensazione alla mia vita in cambio di quella di ieri. E non ho mai organizzato nulla contro la vita di Stato. Ai futuri dirigenti di assolvermi e reintegrarmi nel partito. Sappiate, compagni, che su quella bandiera che condurrete vittoriosamente verso il comunismo c'è anche una goccia del mio sangue. Questa lettera, imparata a memoria in una notte, è rimasta 50 anni impressa nella mia mente e nulla è riuscito a farmela dimenticare. Mi arrestarono dopo la morte di Bukharin come moglie di un traditore. Mi separarono da mio figlio. Mi costrinsero a restare per più di 2 giorni in ginocchio, senza potermi accovacciare con la schiena dritta. Mi impedirono di bere per una settimana. Mi rinchiusero nuda in un armadio fatto di assi dove avevano fatto moltiplicare al buio centinaia, forse migliaia di cimici. E le cimici cadevano su di me dalle pareti, dal soffitto affamato. Avevo la sensazione che mi infilassero punte roventi nella carne. La lingua mi si era gonfiata per la sete e pungeva come un riccio ogni volta che la muovevo. Spasmi atroci tagliavano la mia gola e quelle orribili cimici mi perforavano. Ho provato a combatterle schiacciandole su di me, sulle pareti, soffocando per il puzzo. Poi, senza forza, mi sono lasciata bere in cuore. Mi sono risvegliata in una piccola cella illuminata con una luce violetta. Dei soldati a turno mi spiavano da una finestrella. Non riuscivo a capire perché. Poi finalmente sentii il sonno venire e cercai di addormentarmi. Il soldato entrò subito dentro e mi diede un colpo di bastone su di un fiato. Allora capii. Non dovevo chiudere gli occhi e dormire.
Mi costrinsero a stare sveglia per 10 interminabili giorni. E l'insonnia fu la più atroce delle torture. Più dura della sete, più dolorosa delle cilici. Poi mi trasferirono in Gulag. E lì, in breve, fui dimenticata. Non esistevo, come se non fossi mai esistita. Ho vissuto un'intera vita in Siberia. Soltanto una volta mi fu permesso di incontrare mio figlio, oramai adulto, in una piccola stazione di una cittadina di confine. Mio figlio non mi aveva visto prima né mi vide più, fino a quando dopo 50 anni uscì dal mio ergastolo. Oggi mio marito Bukharin è stato riabilitato anche per quella lettera, che quella notte lontana al Cremlino, poche ore prima di essere fucilata, aveva affidato alla mia memoria, perché l'insonnia, le cilici, la febbre, la paura di non poter rivedere mai più mio figlio, non sono riusciti a farmi dimenticare le parole di mio marito. Esse sono rimaste impresse nella mia memoria. Io non sono mai stato un traditore. Avrei dato senza esitazione la mia vita in cambio di quella di Pieni. E non ho mai organizzato nulla contro la vita di Stalin. Chiedi ai futuri dirigenti di assorbermi e reintegrarmi nel partito. Una volta ti disse a Bukharin, per me l'amore è il fruscio del vento in un cespuglio di rosa. Ed egli mi rispose no. L'amore è una fiamma che arde nel sangue. L'amore è una musica che fa danzare anche i cuori dei vecchi. È un fiore che muove i suoi petali alla più leggera brezza e muore se lo schiuma. Io ho amato Bukharin. Sono morta ogni giorno e ogni ora del giorno in un gulag per 50 anni. Soffrendo, per non dimenticare. Ma perché soffrire? Soffrire poco. Soffrire meno. Anzi, non soffrire più. Ecco il progresso. Progrediamo. Stanchi, sfiniti, privi di forze, evitiamo altre scosse e dormiamo. Fumiamo orpio e sfumiamo melodia. Abbandoniamoci. Lasciamoci allontanare dal dolore. Lasciamoci sprofondare in un abisso di dimenticanza. Aspira il fiore profumato. Aspira e dimentica. Vivere è una caduta orizzontale, ad una velocità insopportabile. Frena, rallenta, osserva. Prova a delineare il profilo di un'idea. Trova i contorni del vuoto. Addormenta il sensibile, alleggerisci lo spirito. Mettiamo in disparte i clamori della vita. Concediti una tregua con calma di gabbiano. Tremenda è la febbre dell'agire. Profumato, il tuo povero carico in te. Esso ti incanta e non lo lascerai mai più. Addolcirai il male della vita assassina. Dormi un sonno interminabile. Metti un secondo. Aspira. Yeah.
Venga, venga. Ma l'indomani ti accorgi che in quel momento sapevi. In quel momento non sei più. Non sei più niente, più niente del tutto. Ma l'indomani ti accorgi che in quel momento sapevi tutto. In quel momento non sei più. Non sei più niente, più niente del tutto. Che da questo schermo
la supplica nostra riesca a rendere pietosi gli animi indifferenti. Siamo le vittime del mostro perverso dell'umana follia, assetato di sangue e di linfa, di vita, che con le sue lunghe zanne affilate vuole vive sfogliarci e poi scarnificare i nostri corpi per cibarsi del cuore e dissetarsi dell'anima nostra. Dio di Abramo, Dio dei musulmani, Dio degli induisti, e quanti dei adorati e venerati vi sono, schiera di profughe supplici, sfuggite all'inferno della Bosnia, noi supplichiamo con un'ultima preghiera per evitare che si compia una feroce ingiustizia che ancora di altre funesta. Poche parole e nette, poche parole e nette. Noi, puttane turche, noi che puzziamo di morte, di orrore, di disperazione, saremo stuprate e costrette a generare i figli dell'odio. Che la vostra pietà smuova l'indifferenza del mondo. Fate che la barbarie non vinca con la complicità della comunità internazionale. Fermate le bande dei nemici prima che la nostra carne profanata non partorisca la mostruosità di un universale vituperio futuro. Sento l'odore acre della distruzione. Sento l'odore acre della distruzione che annuncia senza parlare l'orda armata ghignante che lacera e devasta. Господи, вземи ми всичко, което поискаш.
Non è mio problema io. Povertà. Isabella. Irasma. Credevo che i bombardamenti, le violenze, i massacri fossero la più grande tragedia della mia vita. Non sapevo che il destino aveva in serbo per me qualcosa di ancora più terribile. Mi accorsi di essere rimasta incinta. Un bambino che stava crescendo dentro di me mi faceva ribrezzo. Era figlio dell'odio, del disonore. E allora pensai che quella fosse la tragedia più grande della mia vita. Un'altra, ancora più terribile, si stava avvicinando. Quel bambino che dentro di me si stava formando era anche mio figlio e non riuscivo a maledirlo. Mi sforzavo di farlo. Ripensavo alla violenza che lo aveva generato, ma un'altra violenza più forte impediva di odiarlo. E maledetto, materno, l'amore per lui stava vincendo. E materno l'amore vinceva. E tutta la ripugnanza, il disprezzo, l'orrore per ciò che avevo subito si allontanava e non riuscivo a trattenerlo. E in questa lotta fra il ricordo e l'abbandono stavo perdendo la ragione. Dio, prendi tutto quello che vuoi, ma non prendere la mia mente. Dolce l'amore, l'amore materno, eterno amore, l'amore eterno. Dormi bambino, dormi e sogna, dormi e sogna. Bambino, dolce l'amore, l'amore materno, eterno amore, l'amore eterno. Dormi bambino, dormi e sogna, dormi e sogna. Come può dimenare quel corpo gravido di immondizia? Come può gioire? Maledetto sia il frutto del seno tuo. La guerra ti ha impregnato, ha riempito il tuo ventre, ora pieno di odio, ha impregnato il tuo sonno di visione, di incubi, incubi che non potrai mai dimenticare. Benedetto sia il frutto del seno tuo, sangue del tuo sangue, carne della tua carne, sei condannata ad amare e perdonare. Accogli il perdono, invitalo, fallo entrare dentro di te, fonditi con lui, con l'eletto, nel più felice dei matrimoni. Dolce l'amore, l'amore materno, eterno amore, l'amore eterno. Dormi bambino, dormi e sogna, dormi e sogna, dormi bambino.
Io ricordo e non posso perdonare. Io ricordo un viaggio breve e lunghissimo. Tutto ricordo. L'aria irrespirabile del carro bestiame, dove mia madre è morta di soffocamento. I cefnici con le lunghe barbe che minacciavano con i loro coltelli. Ad un tratto vedemmo uno spettacolo assurdo. I prati erano coperti di vestiti di bambini, di lenzuola, di tovaglie, di borse rovesciate, che formavano un tappeto. Quelle povere cose erano appartenute ad altre donne e ai bambini, costrette a lasciare anche quel piccolo scampolo della loro vita precedente. Fino a quando non siamo arrivati sul ponte, ci lasciarono tenere i nostri bagagli. Ma una volta arrivati sul ponte ci diedero l'ordine assurdo. Aprite le valigie e buttate tutto giù nel fiume. Ma una donna con un ragazzino in braccio aveva cercato di resistere. Nella mia borsa c'è solo un po' di cibo per il mio bambino, aveva detto. E allora il soldato le aveva strappato il figlio dalle braccia e l'aveva gettato giù dal ponte. L'ho visto volare come un uccello, insieme ai nostri vestiti, ai nostri scialli. Un attimo dopo, senza dire una parola, la donna s'era buttata dal ponte. Per quel bambino che volava come un uccellino giù dal ponte verso il fiume, per quella mamma che volava per morire con lui, per quei due corpi che volavano, noi non perdoniamo, non dimentichiamo. Aiutateci a salvare quel povero piccolo. Sedotte dall'ammaliante inutilità, cedono all'oblio. Questo c'è il luogo, il luogo che manca, se lo curato sfruttamente. Questo c'è il luogo, il luogo che manca,
Qui dentro ho 6 milioni di morti. Ho 1,5 milioni di bambini mandati nelle camere a gas. Gli orrori della promiscuità. Le bucce di patate divise con le mie compagne. L'impiccagione delle giovani sabotatrici polacche. Il terrore di prendere una malattia e finire selezionata per il crematorio. I macigni da sollevare, spaccare, trasportare. La paura di non farcela più. La tua memoria non è più la stessa. Tutto si accavalla, lampi, squarci. Le facce delle tue compagne, di quella gente che hai visto morire, si stanno perdendo. Tutti sforzi di ricordarle, ma non riesci più a ricostruire quei volti, le loro voci. La memoria deve vincere, perché l'orrore non si ripete, perché lo trovo giusto. Per i 6 milioni di morti che non sono più tornati, perché io li ho visti, quei morti, nelle cuccette luride delle camerate, ai bordi di un campo di lavoro, ammucchiati su carretti. Dimenticare, mai, sarebbe come lasciare ancora più soli tutti quelli che non sono più tornati. Di me, vibrare senza angoscia. Non posso fare finta che non sia accaduto quello che è accaduto. Quei treni piombati che arrivavano di notte al buio, lugubre, nel campo di Auschwitz, da dove scendevano i deportati, e subito venivano separati gli uomini dalle donne, e là si preparava una selezione ancora più dolorosa. Da una parte le donne, i giovani, dall'altra i vecchi, i nati, e con loro i bambini piccoli, i bambini ancora nelle loro carrozzine. Quelle madri erano costrette a spingere in fila le carrozzine verso un edificio con un lungo camino nero. Lì i bambini venivano strappati dalle carrozzine e gettati fumo nero su per il cammino. Ma perché? Devi soffrire per qualcosa che non hai commesso e di cui sei stata vittima. Così ti condanni ad essere vittima due volte. Con la memoria voglio ridar vita a ciò che è morto. Guai a dimenticare. E se dimenticate, vi si sfasci la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi.
non esistono nella nostra lingua parole adatte per farlo. Non siamo più donne, ma prigioniere. Siamo arrivate sul fondo. Nulla è più nostro. Ci hanno tolto tutto, anche il nome. Continuiamo con tutte le forze ad esistere, perché qualcosa ancora di noi, di noi quali eravamo, rimanga nella memoria. L'orrore di sterminati campi, pieni di fame, grigi e piovosi, il fischio della sirena per il silenzio, l'appello, la donata, lo spettacolo di un'impiccagione all'alba. E quel camino sempre acceso, le fiamme alte, l'edificio dove c'erano le camere a gas, dove spingevano dentro la gente che urlava e che non voleva morire. Il vento mi lasciò cadere tra le braccia un giacchettino di pino. Ho guardato dentro quella stoffa lacera e sudicia che stringeva a me. Era vuota, quel bambino era diventato un ciuffo e uno nero. Una volta ci mandarono a spostare quelle carrozzine vuote. Eravamo stremate, urtite, ridotte l'acqua. Ma nel posare le mani sul manubrio della carrozzina, improvvisamente ritrovavamo intatto l'antico gesto di portare a spasso un vino. Tutte in fila spingevamo le carrozzine, con quel peso particolare del corpo spostato in avanti, che solo noi conosciamo. Premendo dolcemente sul manubrio, per alzare le ruote anteriori di fronte ad un ostacolo, adeguando con pazienza il passo ad un ritmo calmo, garbato, attento. E tutte quelle carrozzine erano vuote. E tutte quelle donne in qualche parte del mondo avevano lasciato un bambino. E 1,5 milioni di bambini erano già finiti su per il cammino. Come dimenticare un simile delitto? Dolorosa immagine. Ricordo straziante. Tutti quei bambini su per il cammino. Tutti quei bambini su per il cammino. L'intero genere umano piange. E il pianto sale su per il cammino. Ricordarti per sempre. Ricordare. Ricordare per sempre. Ma come? A chi affidare il nostro dolore se non a lui, piccolo, grande schermo, lui che il nostro strazio trasforma e sublima. Prendiamoci una tregua, facciamo un armistizio al potere dell'immagine. Consegniamo il nostro lutto, anestetico dell'umano tormento, il nostro dolore risolvi, fissalo, immutabile nel tempo. Forza dell'immagine, macchina della memoria, piangi per noi, che noi si possa vivere. Noi profughi del Ruanda e di quante guerre ancora!